Sabbia e sabbia. E sì, ci risiamo, torna la sabbia in sospensione che si fa sentire anche in Abruzzo, proveniente dal Sahara, con i suoi effetti sull'ambiente e sulla salute. La sabbia viene trasportata dallo Scirocco e dall'Ibeccio, venti caldi che soffiano da sud a sud-est e quindi dall'Africa. Gli effetti di questo fenomeno sono diversi, quelli climatici e ambientali sono rappresentati da visibilità ridotta dovuta alle particelle di sabbia che possono tingere il cielo di giallo come se un filtro, la sabbia che copre la luce del sole ne affievolisce l'intensità. Guarda, io non ancora ci vado al mare per niente quest'anno, quindi Ha scelto forse la giornata meno indicata, visto che poi non c'è un vabbè, sole sì, pieno. oggi questi giorni è così, con questo cielo grigio, quindi non è neanche il caso, anche se fa caldo comunque. E quindi, ripeto, non c'è occasione per andarci. Beh, sì, è molto lettiginosa, molto soffocante pure. No, io ho problema di allergie, quindi ho problema di rinite, in questi giorni starnutisco e cola il naso, giustamente. No, italiano. Ah, where are you from? Australia. Australia! Questi due cittadini australiani si godono la bellezza di Pescara e non fanno poi tanto caso alla sabbia del Sahara. La prima osservazione che ho fatto è che questa è sabbia praticamente, che diciamo annebbia il sole, insomma. Tuttavia, da quanto riferisce il nostro tecnico meteorologo Giovanni De Palma, la situazione potrebbe cambiare nei prossimi giorni e la sabbia in sospensione al momento essere spazzata via. Purtroppo oggi è cambiato il clima, è questo, quindi sicuramente ne risentirà anche la salute, e poi specialmente se lo dicono gli esperti è proprio così. Ormai dobbiamo abituarci a questo tipo di clima. Certo, O fare qualcosa per poter cambiare. sicuramente sì. Ci sono poi gli effetti sulla salute. Le particelle fine in sospensione possono provocare, secondo gli esperti, irritazioni agli occhi e alla pelle, l'aggravarsi di problemi respiratori, quali asma, tracheite, polmonite, rinite allergica. Di questo parleremo domani in un ulteriore approfondimento.